Da oltre 20 anni era diventato l'incubo di ragazzine e ragazzine e nonostante le denunce e le condanne continuava tranquillamente a commettere atti osceni davanti a loro. Adesso l'uomo, un cinquantenne riminese, è stata applicata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dai minori, su proposta del questore. Si tratta della prima volta in provincia un provvedimento per 3 anni messo a carico dell'uomo che si è reso responsabile in numerose circostanze dei reati di corruzione di minorenne a tuscini commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, parchi pubblici di Rimini e Riccione. L'ultima impresa dell'uomo, la cui prima condanna risale al 1997, è stata commessa alcuni mesi fa, quando il cinquantenne aveva appena finito di scontare un periodo di detenzione per gli stessi reati e si era avvicinato in pieno giorno a una bambina che aspettava l'autobus alla fermata, iniziando a masturbarsi davanti a lei, un comportamento che si era ripetuto spesso negli ultimi anni. Ma nonostante l'intervento delle forze dell'ordine e le condanne, il riminese ha proseguito imperterrito fino a quando il questore ha proposto l'applicazione della sorveglianza speciale. Il provvedimento è stato accolto dal Tribunale di Bologna e per la prima volta applicato a Rimini, dopo le accurate indagini sviluppate dalla sezione specializzata in materia di misure di prevenzione della divisione anticrimine della Polizia di Stato. La possibilità di applicare la sorveglianza speciale anche a soggetti che con il loro comportamento mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni è un'ipotesi già prevista nel codice antimafia e in questo caso viene applicata ad un soggetto che non è in grado di frenare le proprie pulsioni sessuali alla vista dei minori, non avendo ottenuto l'effetto dissuasivo dalle numerose condanne ricevute o dalle detenzioni già scontate.